pronti per il posticipo della Centurion League. La categoria è sempre l'ultimate. Scendono in campo l'Atletico Fotografi contro il Peperino La Rustica. Divisa nera per il Peperino, reduce da due pareggi alle prime due giornate contro Tor Sapienza e Pro Roma. L'Atletico Fotografi viene invece galvanizzato dal risultato di 6-1 rimediato la scorsa settimana contro il Divin Zagarolo. Vorranno sicuramente dare continuità ai risultati della scorsa settimana. Si comincia, il primo pallone lo gioca il Peperino La Rustica, all'indietro subito inizia il giro palla difensivo su Aloisio. Con le braccia profondissimo, lo stacco di testa, il palo incredibile colpito dall'Atletico Fotografi. Palla fine d'Orsi, Bolaffi con i piedi dopo il rimpallo di Corsi, riesce a farla sua, poi con le mani. Si muove Guaitodi, in anticipo Giordano, con la spalla la manda all'indirizzo di Barani. Bello il colpo di tacco, a liberare Ascione, c'è ancora Aloisio su di lui, lo deve puntare Ascione, accentra e calcia a giro, poco sopra la traversa, pericoloso il Peperino. Ascione buono di prima, davanti, poi ottimo Giordano a verticalizzare verso Barani, vuole liberarsi per il tiro, prova a incrociarlo ora, Bolaffi non si fida a farla uscire e devia in calcio d'angolo. Barani a centro area, calcia il gol, passa in vantaggio il Peperino La Rustica sullo svolgimento del fallo laterale, troppo ferma la difesa dell'Atletico Fotografi. Barani ha solo un secondo per guardare l'angolo più lontano, è proprio lì che va a incrociare, e allora 1-0 Peperino Moreno Barani. Bella la combinazione, ancora Ascione che favorisce la corsa di Giordano, fa buona guardia però Capitan Masi che intercetta il traversone rasoterra, poi la spedisce lontano, Corsi se la fa portare via da Tartaglia, attenzione al tiro di Tartaglia che si alza troppo, si dispera il numero 6. Galletti porta il pallone per vie centrali, prova a farlo filtrare ma viene deviato, tutto regolare, non c'è il tocco di mano, poi la conclusione, Cittadini che la vede uscire all'ultimo, la blocca a terra. Ripartenza ora affidata a Barani, prova ad andare da solo il numero 9, va da solo ancora contro tre avversari, calcia potente Bolaffi con i pugni all'indirizzo di Aloisio, schierisce subito con Barani e va a battere lui stesso il calcio di punizione. Sale Masi, pensa alla conclusione, la fa partire, il gol, pareggia l'Atletico Fotografi, ha segnato il capitano con la numero 4, una cannonata che ha piegato di fatto le mani di Cittadini, e allora uno pari, Federico Masi. Questo è un mancino per il Peperino La Rustica, prende la rincorsa al numero 11, che calcia potente, la sua palla si stampa sul palo, poi ci riprova Giordano, svirgola invece il numero 3, il pallone termina addirittura in fallo laterale. La che scorre, Amico cerca di tenere a bada l'avversario, poi il colpo di tacco a liberare Bassini che prova un colpo sotto, morbido. Di nuovo Nanni, si butta dentro Mele, pallone sul secondo palo, proprio verso Mele, il gol del Peperino La Rustica, combinazione perfetta sul calcio d'angolo, ancora d'azione da fermo, passa in vantaggio il Peperino La Rustica, preciso, perfetto il traversone dalla bandierina del numero 6 Nanni, e trova l'ottimo inserimento di Mele che si era mosso sul secondo palo. Si ricomincia con il secondo tempo, seconda frazione di gara tra l'Atletico Fotografi che è in svantaggio per 2-1. Dentro a Tartaglia dalla bandierina, tanti uomini del Fotografi a centro area, il colpo di testa, miracolo di Cittadini e poi Masi la trascina fuori. Che occasione per il Fotografi, pericolosissimo sul calcio d'angolo. Prova a tenerla sulla doppia marcatura, la perde invece alla fine con Nanni che prova a sorprendere Bolaffi dalla distanza, riesce a metterci le mani, stava trovando un tiro da centrocampo, un cucchiaio incredibile il numero 6 Nanni. Continua il fraseggio del Fotografi, da Bassini, fortissimo ma senza la precisione che serve per infilare Cittadini, pallone sul fondo. Ancora sul secondo palo, tutto libero, arriva il gol, aumenta il divario, si porta a più 2 il Peperino La Rustica, questa volta di nuovo sul calcio d'angolo è Paolo Di Gioacchino, 3-1. Prova Corsi a calciare, il gol, segna il 4-1 il Peperino La Rustica. È arrivata la rete del numero 8 Corsi che dalla tre quarti è riuscito a trovare l'angolo più lontano.
Va Rossi. Calcia forte, vola a pivola, era veramente una cannonata questa del numero 10 sul primo palo, poi del proprio compagno che va in verticale, ancora verso Rossi, prova a passare col tacco su Masi, non ci riesce, Bassini molto bene sull'uscita di Corsi, poi calcia col mancino, bravo Cittadini a bloccare a terra il pallone. Attenzione ancora Corsi che arriva a centro area, calcia col mancino, si impena troppo il pallone senza riuscire a indirizzarlo verso la porta. Arriva adesso il proprio numero 5 Tosi che prova a passare con il tacco, ci riesce in mezzo a due, resiste alle spintoni, prova a calciare due volte, vola Cittadini, incredibile! Ancora. Ci prova poi Amico, finta il tiro, lo fa partire ora, è una cannonata che termina sotto la traversa, accorcia le distanze, l'Atletico Fotografi è andato al gol con una bellissima conclusione del numero 11, Thomas Amico, è 4-2. Kedi sul destro, prova a metterla dentro, non ci riesce, a corre Dorsi, dribbling secco due volte, poi calcia Dorsi con i piedi Bolaffi e la palla che carambola addosso al proprio numero 14 Amendola che non riesce a ribadire a rete, calcio d'angolo, battuta veloce, all'indietro Anastasio, Dorsi, pensa alla conclusione che non gira in tempo verso l'incrocio e allora si spegne sul fondo, Amico. Male nel controllo, ripartenza, è un 4 contro 2 per il Peperino La Rustica, avanza a grandi falcate Dorsi, finta il tiro, poi lo va a concludere col mancino e ci riesce Bolaffi a tenerla fuori dalla propria porta, il pallone scaricato all'indietro di Gioacchino, trova la deviazione di Masi. Arriva il triplice fischio, finisce per 4-2 il posticipo della Centurion League categoria Ultimate tra Peperino La Rustica e Atletico Fotografi. Siamo con mister Cristiano Damola, il Peperino La Rustica. Buonasera a tutti. Buonasera a te, mister. Allora, arriva la prima vittoria del torneo, c'è soddisfazione. Arriva in maniera abbastanza decisa come risultato netto, però c'è stato comunque un qualcosina da faticare contro questo avversario. Beh, una buonissima squadra, devo dire, ottimi elementi e molto tossici anche da incontrare. Sono entrati belli concentrati, noi siamo entrati molto lenti, è una cosa che ci stiamo portando un po' dietro, diciamo, dalla fine del campionato. Siamo un po' troppo rilassati e tant'è vero che col Pro abbiamo fatto un 4 pari e col Tor Sapienza invece la partita stava molto più tirata, siamo entrati meglio, però insomma c'è stato sempre uno pari, insomma vabbè, lì è stata un po' più equilibrata, però devo dire che probabilmente dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista e la partita è stata poi sbloccata secondo me quando siamo entrati, diciamo, in gara, abbiamo espresso un gioco migliore, ma anche dettato da una migliore condizione fisica, almeno così mi sembrava. I gol sono venuti, insomma, bei gol su azione, loro anche hanno fatto due bellissimi gol, soprattutto il secondo, Amico. Il ragazzo che gioca in Jamaica la scorsa stagione. Grandissimo gol, grandissimo mettere centrocampo, veramente complimenti. Senti mister, al di là di questo continuano gli esperimenti, diciamo, tra virgolette, stai continuando a provare nuovi elementi, che riscontri hai avuto dai giocatori nuovi che hai schierato oggi? Abbiamo visto qualche nome nuovo, non so se il numero 14 Amendola era l'8, nuovo, l'8 Dorsi, che ha fatto tra l'altro un gran bel gol. Sì, è rientrato Rossi, che quest'anno non ha mai giocato. E sì, abbiamo fatto soprattutto sulla seconda, vabbè, Dorsi dall'inizio come centrocampista centrale si è comportato veramente bene. Molto bene. Un ottimo piede, ragazzo molto educato, poi mi piace molto. E Amendola anche ha fatto un buono scorcio di secondo tempo, Rossi lo conosco già e abbiamo fatto anche qualche variazione tattica provando 3-2-2 con Nanni a fianco di Dorsi e esperimenti che si fanno insomma nelle serie. Sembra che siano andati abbastanza Siete bene. Abbastanza positivi per il momento. Allora mister, testa al prossimo impegno e in bocca al lupo. Arrivederci. Alla prossima. Serata. Ciao amico. Sono con il portiere dell'Atletico Fotografi, Stefano Bolaffi. Buonasera di nuovo Stefano. Buonasera. Allora Stefano, diciamo continuate a convincere dal punto di vista se non altro dell'intensità. Oggi però nota negativa su una prestazione comunque a tratti molto positiva è prendere tre gol su palline attive, il primo su rimessa laterale, gli altri due sullo svolgimento di un calcio d'angolo. Che cosa c'è da rivedere? Un po' d'attenzione? Assolutamente sì, attenzione sui primi due, sì, sul primo abbiamo sbagliato la rimessa laterale, dici bene, calcio d'angolo due, il terzo, secondo e terzo due volte lasciati da soli. Da soli, quello sono errori individuali, sicuramente andremo a rivedere, magari quando usciranno le immagini cerchiamo di curare questo aspetto, poi
non dobbiamo innervosirci quando insomma succedono delle cose, l'arbitro può sbagliare, può fischia contro e noi ci innervosiamo sempre troppo e poi distacchiamo tutta l'attenzione dalla partita sull'arbitro e quindi poi succedono queste cose qua. Dice, si perde un pochino l'attenzione dal fulcro del gioco. Assolutamente, per... assolutamente, pensi all'arbitro, al fallo e questo e quell'altro, loro svegli, battono veloce, è successo tre volte. Arriva un gol del 4-1 che fondamentalmente vi taglia un pochino le gambe. Ci taglia le gambe, noi totalmente fermi, proprio lui calcia molto bene. Lo sapevamo pure che calciava bene, ha calciato bene prima, proprio blackout totale, poi abbiamo provato a riaccenderci, ma era troppo tardi. Senti, siamo ormai alla terza giornata, oggi tra l'altro insomma sfidavate i detentori del titolo invernale, quindi comunque una formazione di tutto rispetto. Come vi state trovando in generale, visto che tra virgolette siete una squadra nuova, avevamo già conosciuto parecchi di voi la scorsa stagione, la scorsa estiva, però insomma come ritrovate questo livello per l'estiva? Il livello è bellissimo, è alto, difficile, quindi ogni partita la puoi vincere, pareggiare o perdere, quindi... La cosa bella è che dipende da noi, la cosa brutta è che come cali un attimo d'attenzione si sbaglia, si prende gol e si perdono le partite come oggi. Quindi insomma molto bello, divertente, però dobbiamo venire un po' più sul pezzo rispetto a oggi. Va bene, Stefano, noi ti lasciamo a concentrarti per i prossimi Grazie. Appuntamenti e in bocca al lupo. Previ il lupo. Ciao.